Ben trovati con la nostra cavalcata, e lo dico veramente convinto sentendo l'inno nazionale sulla Costituzione della Repubblica Italiana. Che bella la nostra carta, eravamo rimasti a quella domanda così importante: che cosa vuol dire che la Repubblica ci richiede l'adempimento dei doveri inderogabili, eccetera, eccetera. Bene, devo dire che i tentativi di risposta da parte vostra sono stati apprezzabili. Mi rendo anche conto che lì forse i nostri costituenti hanno voluto dire qualcosa di veramente molto molto importante, che non è di immediata percezione. Cosa esattamente? Quando si dice che la Repubblica ci richiede l'adempimento di doveri inderogabili, è come se i nostri padri costituenti ci avessero detto: guardate che lo Stato siete voi, la nazione, la Repubblica siete voi. Proprio nel momento in cui avete dei doveri, avere dei doveri significa porsi nell'ottica di fare qualcosa, probabilmente lo scopriremo più avanti, nei confronti di qualcun altro e soprattutto di chi ci circonda. Quindi quando ci dice che l'Italia, la Repubblica ci richiede l'adempimento di doveri inderogabili, è come se ci dicesse: attenzione cari cittadini, lo Stato siete voi, ciascuno di voi. Ed è un messaggio veramente molto molto importante. Devo dire che qualcuno di voi mi ha fatto notare che nella scorsa puntata ho citato una serie di formazioni sociali e ho dimenticato la famiglia, ma vi dico la verità, l'ho fatto apposta perché la famiglia, che ha una collocazione molto particolare nella nostra Costituzione, sarà oggetto di un, diciamo, approfondimento quando arriveremo agli articoli che la riguardano, in particolare l'articolo 29 e seguenti della nostra Carta. È evidente però che la famiglia è forse la principale formazione sociale che la nostra Repubblica riconosce in qualche modo come spazio nel quale si sviluppa la nostra personalità sin da bambini. Allora non mi resta che lanciare la prossima domanda: richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Che cosa significa che noi siamo Stato, ciascuno di noi, e abbiamo dei doveri di solidarietà? Come definireste questa parola, il significato di questa parola, solidarietà? A presto, viva l'Italia e viva la nostra Carta Costituzionale.